Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno cari amici del canale YouTube, ben ritrovati. Facciamo anche oggi il punto della situazione perché ci sono alcune trattative che sono state chiuse nelle scorse ore. Facciamo il punto, naturalmente come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, tanto è molto semplice, basta un click, vi iscrivete gratuitamente e avrete poi sul vostro smartphone l'aggiornamento quotidiano, sono 2 video al giorno che escono su questo canale. Prima di affrontare l'argomento calciomercato, naturalmente parleremo di attaccante, centrocampista, ma anche di un affare che si è chiuso ieri. Ritorno un attimo sulla conferenza di Zlatan Ibrahimovic che si è svolta nella giornata di ieri. Ho letto i vostri commenti, parecchi sono critici nei confronti di Zlatan, lo hanno accusato di essere aziendalista, di essere un burattino, di essere comunque condizionato notevolmente da Gerry Cardinale. Però ragazzi, è anche normale che non parliamo più dell'Ibrahimovic ex giocatore, ma dell'Ibrahimovic in questo momento dipendente di Gerry Cardinale. Lui è il braccio destro di Cardinale, quindi in teoria ce lo aspettavamo un po' questo Ibrahimovic qui, che spiega il progetto Milan, spiega il suo ruolo. Lui ha risposto sul ruolo, ha fatto capire insomma di essere operativo in sede a casa Milan, a Milanello, a Vismara, di parlare con Cardinale, di fare le operazioni con Moncada e Furlani. Ha risposto sul ruolo, ha detto il perché non hanno scelto Conte, ha detto non ci abbiamo proprio pensato, non era nei nostri criteri valutare Conte. Ha spiegato perché hanno scelto Fonseca, anche se poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma la spiegazione è arrivata. Ha parlato di Zirkzee, ha detto sì, è un bel giocatore, ma c'è il problema delle commissioni, non facciamo beneficenza. Io gli ho chiesto dei giocatori che possono andare via, dei big, Maignan e Theo Hernandez, lui ha detto no, restano. Sui ruoli sul mercato lì è stato un po' evasivo, ha detto solamente l'attaccante, il numero 9, ma ci sono anche altri ruoli su cui il Milan sta lavorando. Comunque ha risposto a diverse domande. È chiaro che il tifoso si aspettava probabilmente qualcosa in più dalla conferenza di Zlatan, e ho visto che molti di voi lo avete accusato di essere aziendalista. Io direi che ora che sono state fatte queste dichiarazioni, che è stata fatta questa conferenza, e quindi abbiamo capito alcune scelte, per esempio quella di Fonseca, e ora bisogna passare ai fatti. Perché se Fonseca non è un nome che piace ai tifosi, ma per la filosofia, per la scelta, perché il tifoso si aspettava uno step ulteriore, un salto di qualità nella scelta dell'allenatore, però ora bisogna rispondere praticamente comprando giocatori forti e rinforzando la squadra. Bisogna fare i fatti, bisogna concretizzare ora. E oggi siamo al 14 di giugno, cominciamo a portare qualche giocatore a casa. Questo è un po' il pensiero del tifoso del Milan. Va bene le parole, va bene le dichiarazioni di Ibra, ci facciamo andare bene anche Fonseca, ma facciamo una bella squadra. Alziamo il livello della squadra con 3-4 colpi importanti, ed è questa la strategia. Vediamo, siamo tutti curiosi, siamo anche qui noi spettatori per capire se davvero il Milan vuole alzare il livello comprando giocatori importanti. A proposito di giocatori, come dicevo, ieri si è concluso l'affare tra il Milan e l'Atalanta per Schalde Ketelare, e abbiamo le cifre esatte. Il Milan, ragazzi, alla fine non ha fatto nessuno sconto all'Atalanta, ha preso quello che era già stato pattuito l'estate scorsa. Quindi il Milan, tra virgolette, vince questo braccio di ferro con l'Atalanta, prende tutto quello che aveva messo, diciamo, nero su bianco nell'estate scorsa. Sono state sistemate alcune situazioni, alcuni dettagli dei vari contratti, perché poi ci sono anche i bonus, le commissioni ai procuratori, una serie di cose. Però ieri il Milan ha avuto l'ok dall'Atalanta per il riscatto di De Ketelare, quindi De Ketelare passa definitivamente all'Atalanta, e il Milan guadagna 22 milioni di euro più 2 milioni di bonus
più il 10% sulla futura rivendita di De Ketelaere, quindi è compresa la futura rivendita, non è stata eliminata, c'è ed è presente, il Milan tiene anche il 10% sulla futura rivendita, che può valere diversi milioni, perché se in futuro De Ketelaere esplode e viene venduto a cifre alte, il Milan con questo 10% può guadagnare 3, 4, 5 milioni, quindi in futuro può essere sicuramente un qualcosa di interessante. In totale il Milan dall'operazione De Ketelaere guadagna 27 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Questi 27 milioni come arrivano? I 3 milioni di prestito l'estate scorsa, 22 milioni oggi più 2 di bonus, si arriva a 27, e c'è questo 10% sulla futura rivendita che può essere in futuro, non so, una cifra anche 3, 4, 5 milioni, dipende anche poi dall'andamento del giocatore con l'Atalanta. Quindi il Milan riesce anche a portare a casa questi 27 milioni e realizzare una piccola plusvalenza a bilancio su De Ketelaere. Questo però fa sì che il Milan non solo a questo punto ha in tasca i famosi 50 milioni di euro per il raggiungimento della Champions League a fine stagione del campionato, in più a 27 milioni di euro da De Ketelaere siamo già attorno quasi attorno agli 80 milioni. È vero che però Salemaker non è stato riscattato dal Bologna, quindi vengono a mancare un po' quei 12 milioni di euro, però è anche vero che Salemaker può essere venduto in qualsiasi altra squadra, magari anche a un prezzo più alto rispetto ai 12 milioni pattuiti con il Bologna, potrebbe anche essere venduto a 13, a 14, ma anche a 10. Quindi secondo me Salemaker poi verrà piazzato nel corso del mercato. E veniamo a un nome che il Milan sta seguendo per il centrocampo, perché abbiamo delle conferme dirette che al Milan interessa Mats Wiffer. Wiffer è centrocampista olandese del Feyenoord con una valutazione importante, si parla di 30 milioni di euro. Il Feyenoord tra l'altro non è una squadra che vende giocatori a poco prezzo. Wiffer però abbiamo conferme da casa Milan che è un obiettivo di mercato per il centrocampo. Quindi oltre Fofana aggiungiamo anche il classe 99 Mats Wiffer, olandese, 1,88 m, mediano, gioca davanti alla difesa ma può giocare anche un po' più avanti, è un giocatore che può fare più ruoli, 1,88 m, quindi bello strutturato fisicamente. La scorsa stagione con il Feyenoord ha giocato 29 partite in campionato, ha fatto 5 gol e 3 assist, numeri che assomigliano un po' a quelli di Reinders più o meno. In Champions League invece 6 partite, 1 gol e 1 assist, in Europa League 2 partite senza segnare, e quindi insomma di partite ne ha fatte, solo qui ne conto 8 e quasi 37 partite ha giocato l'anno scorso, non sono affatto poche. È un mediano, può giocare anche un po' più avanti, di piede destro, e ha un contratto che scade nel 2027 con il Feyenoord. Infatti il Milan, se lo vuole, deve secondo me fare un'offerta da almeno 25 milioni di euro per provare poi a trattare. Lui è in rosa al Feyenoord da diversi anni, dal 2022, dal 1 luglio del 22, quindi da un paio d'anni, giocatore, mi dicono, davvero bravo, ha caratteristiche difensive, quindi è lui che viene messo davanti la difesa, e il Milan lo sta trattando, o comunque il Milan è fortemente interessato a Wiffer, quindi teniamo presente questo nome nella lista dei possibili centrocampisti per il futuro, per la futura squadra di Fonseca. Oltre Fofana c'è anche Wiffer. Naturalmente facciamo così, su Zirkzee spostiamo il focus nel pomeriggio, pure perché attualmente c'è ancora questa fase di stallo dove il Milan chiede uno sconto e invece Kia Jurabchan tiene un po' il punto sul suo assistito e non vuole scendere da questa cifra sulle commissioni. Quindi direi di fare un punto più preciso nel pomeriggio, magari ci saranno altri contatti tra le parti,
È chiaro che se ci rifacciamo alle parole di Zlatan Ibrahimovic di ieri, lui in conferenza ha detto: oh, non facciamo beneficenza, vogliamo pagare il giusto, vogliamo fare operazioni smart, intelligenti. Quindi vediamo, perché il Milan 15 milioni naturalmente non li pagherà, ma infatti già le commissioni dai 15 milioni sono calate, sono scese, però il Milan neanche queste cifre, per esempio 12-13 milioni, vuole pagare, vuole scendere ancora di più. Vediamo, ci sentiamo dopo per un punto su Zirkzee e su altri giocatori. Un abbraccio a tutti, ciao.